schiaccia, schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo che non basta mai. Ma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco, qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube. Trovi tutto e di più, forza fallo pure tu, perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. In the sky, gazing far. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale. Io sono Maxi e questo è un solo Money Glitch. Un super solo Money Glitch, ragazzi. Allora, per fare questo glitch dovete avere un garage con tante LG normali a costo zero. Quante duplicazioni volete fare? E una LG retro custom con targa personalizzata, ragazzi. Qui serve la targa personalizzata, mi raccomando. E dovete mettere il respawn nel garage in cui intendete fare il glitch. Io in questo caso lo metterò in questo garage che si chiama Route 68, ragazzi, e vado a impostare il respawn in questo garage, perché al momento in cui andremo a respawnare ci troveremo sia l'auto che stiamo duplicando, sia in pratica la sostituzione del glitch. Ma andiamo a vedere con più calma. Allora, innanzitutto impostate il respawn, e per salvare il respawn, ragazzi, che cosa dovete fare? Dovete cambiare, non so, un accessorio, mettete un casco, mettete quello che cazzo volete voi, un occhiale, quello che sia, in maniera tale da far comparire al gioco il cerchietto arancione in basso a destra. Quando il cerchietto arancione sarà comparso, vuol dire che il respawn sarà salvato. L'altro requisito che dobbiamo avere, ragazzi, è la base operativa piena. Quindi a questo punto penso di aver detto tutti quanti i requisiti, possiamo passare al glitch. Quindi dal garage andiamo alla base operativa, facciamo comparire il messaggio base operativa piena, lo accettiamo e immediatamente, ragazzi, premiamo start online e facciamo trova nuova sessione. Ragazzi, lo dobbiamo fare proprio in maniera molto rapida. A questo punto il gioco troverà una nuova sessione, ci respawnerà nel garage dove eravamo e automaticamente potremo fare la sostituzione. È come se ci desse il messaggio della base operativa piena, e come vedete abbiamo già fatto un clone. Che cosa dovrete fare? Nuovamente lo stesso passaggio, ragazzi, è veramente semplice. Più semplice di così, raga, non si può. Cioè non serve Avenger, non serve com, non serve un cazzo, non serve l'amico. Quindi meglio di così, vi dirigete nuovamente alla vostra base operativa piena, start online, trova nuova sessione e boom, e avete fatto il terzo clone. Cioè è veramente semplicissimo, ragazzi. Cioè non ci vuole un cazzo a fare un garage, a fare 2, 3, 5, 10 macchine. L'unico inconveniente che vi ho detto, usate una targa personalizzata. Perché? Perché adesso vi faccio vedere. Questa targa è uguale a quest'altra targa, che è uguale a quest'altra targa. In pratica a me sti dubloni non mi servono a un cazzo, infatti andrò a buttarli. Però comunque sia, se avete la targa personalizzata sull'auto siete un passo avanti, perché comunque tutti i cloni avranno quella targa. Un saluto a tutti, al prossimo video.